Neuralink è quell'interfaccia progettata dall'azienda di Elon Musk, omonima, che in sostanza fa sì che attraverso sensori impiantati nel cranio sia in grado di leggere istruzioni che arrivano dal cervello per comandare varie cose. Può essere il mouse di un computer, può essere un'automobile, può essere poi in generale la vita, perché fa veramente tante cose. Ora, il punto è che per comandare legge, e nel leggere archivia, e non solo, stanno introducendo anche modalità per cui può succedere esattamente l'opposto, quindi possono essere scritte informazioni, per ora molto molto piccole, molto molto semplici, magari un domani saranno più complesse. Ora, il senso è, tutto questo crea almeno due enormi problemi. Il vantaggio gigante che darà a tutti avere una tecnologia così, perché ti permetterà di fare cose straordinarie, impensabili sino a prima di questa tecnologia, ma gli svantaggi sono che innanzitutto in termini di privacy saranno dati che potranno essere hackerati, quindi i nostri dati cerebrali e quindi in qualche modo i nostri pensieri potranno essere rubati, così come oggi si rubano delle password. Secondo, le nostre azioni potrebbero essere influenzate da Neuralink e dispositivi simili, e quindi se commettiamo un crimine domani sarà possibile portare in tribunale la scusa che in realtà non è colpa nostra ma è colpa di chi ha progettato quell'hardware?